Paesaggi di Gusto, siamo tornati a pochi chilometri dal Val d'Obbiadene in provincia di Treviso, nella zona del Val d'Obbiadene, del Cartizze, ma soprattutto perché abbiamo voluto raggiungere proprio un agriturismo che si chiama Al Cartizze. Siamo a Case Boret, sì. E sono con Beppi Boret. Grazie per averci aperto le porte della tua bella realtà. Beh, Beppi, partiamo dall'agriturismo. Da quanti anni che siete operativi? Da quanti anni che lavorate? Ma da 32 anni siamo con il settore. E qua è tutto nuovo, sì. E siamo partiti 6 mesi fa. Hai visto? Vedi che noi siamo arrivati in tempo? In tempo, giusto per l'esploit. Ma perché io ho un amico in zona che si chiama Tommaso e fa l'assessore, mi ha detto vai lì perché guarda che si mangia bene, bene, bene. Io devo provare chiaramente. Grande Tommaso, grande Tommaso. Ascolta, agriturismo perché fate vino voi anche, no? Noi facciamo dal vino alle uova, agli asparagi, alle patate. Siete un vero agriturismo. Un vero agriturismo. Non come quelli che a volte succede che poi... No. Ed è per questo che dopo 30 anni di ristorante ho voluto fare il passaggio con l'agriturismo. E hai fatto bene. Lavori con la tua famiglia? Con la famiglia. Hai moglie e 3 figli. Dai. E una nipotina. Hai visto? Beh dai, bello, no? Sei contento? Sì. Ti vedo che sei bello. Sì. Ti ho visto anche in cucina, insomma, lavorare intanto con una grande maestria, ma poi con una certa passione. Senti, abbiamo 3 piattini qua, con cosa partiamo? Beh, con l'antipasto, credo. Abbiamo un involtino, gli asparagi, dove lo accompagniamo con la soppressa di casa. Sì. E la polenta, sempre bianca. Hai visto? Nel frattempo, uno dei tuoi figlioli, Pier Arrigo, se non sbaglio, dovrebbe aprirci una bottiglia di Cartizze del tuo, quello che fai tu. Sì, beh, per forza, siamo nel Cartizze. Si beve Cartizze. Per parlare va bene, però poi... Dai, secondo piatto. Il secondo piatto, la crespellina con ortiche e sparesine, è un asparago selvatico che cresce sui boschi. E il terzo piatto. Aspetta un attimo, visto che Pier Arrigo apre il Cartizze, ecco, Cartizze posso dire che è un clou di questa zona? Eh sì, un clou del DOCG, una zona ristretta, sono 106 ettari. Certo. Allora quando ho iniziato il discorso ho detto Val d'Obbiadene e Cartizze come clou di Prosecco, ecco, non ho sbagliato. No. Perché a volte sai, io dico delle cose un che po' poi... La perla. La perla, esatto. Siamo nella grande qualità del suddetto vino. Pier Arrigo, prego, servici pure, che è una cosa molto bella quella che stai facendo, e passiamo a quel bel risotto che suppongo abbia come ingrediente... Il Cartizze. Ecco, come lo fai quel risotto lì? Ma si parte col soffritto di cipolla... E dopo lo si annaffia sempre piano piano con pochissimo brodo e tanto Cartizze. Hai visto? Dopo la fine viene mantecato con burro, un filino d'olio d'oliva e dopo il parmigiano e una spruzzata di rosmarino, importante. Bene. Quanto sono state in forno le crespelle invece, giusto per andare? 12 minuti. 12 minuti. La soppressa, beh, tipica di questa zona. Tipica suppongo. Nostra. La polenta bianca, anche tipica. Nostra, sì. Beh, insomma, mi pare che gli ingredienti per presentare l'agriturismo non manchino. Allora, mi pare che deve arrivare il dolce, sarà Maria Teresa, una delle tue figliole, a portarcelo in tavola. Intanto, Pier Arrigo, voi organizzate, so che ha una passione questo figliolo, organizzati un po', perché tra poco ti faccio entrare in scena. Da quando aveva 6 anni, sì. Hai visto? Maria Teresa, guarda che bella ragazza, bravo. Cosa abbiamo qui? Dimmi cosa c'è. Crostate. Allora vendi i zaiti, che è un nostro biscottino con la crostatina ai frutti di bosco, vendi una crostatina alle arance e la fragoletta. Hai visto? Vuoi dar sfogo della tua bravura e ritornare in scena così facciamo il gran finale tutti quanti insieme? Io... ecco, vieni con la fisola che è un grande fisarmonicista. Ho detto prima a Tommaso, ricordiamo il cognome di Tommaso? Rasolini. L'assessore qui della zona. Allora, Case Boret, Beppi Boret, il Cartizze, pochi chilometri da Val d'Obbiadene, l'attenta regia di Pietro Marcellino. Se venite a trovarli, dite che li mandiamo noi, d'accordo? Perfetto. Paesaggi di Gusto, grazie.